Ciao a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo video. Signore e signori, oggi siamo di nuovo in un Road to Infinity strano, con una con lo scorso video che era uscito settimana scorsa. Siamo di nuovo su Marvel Snap in un Road to Infinity. Signori, la season sta per finire. Quella dei Thunderbolts, e finalmente a un giorno dalla fine ho superato il mio record, finalmente, perché siamo in una lega successiva, una lega superiore, ma addentriamoci su Marvel Snap e scopriamo anche il mazzo di oggi. Eccoci qua, mamma mia ragazzi, sono veramente contento perché come potete vedere siamo a Omega, l'ho praticamente sbloccato oggi che sto registrando, che è il 6 maggio e sono le 9:38. L'ho sbloccato qualche oretta fa e ho detto boh, più tardi mentre mi monto un video, poi registro un altro video di Marvel Snap. Eccoci qua, ragazzi, come potete vedere Omega, la prima volta che sblocco anche uno di questi. Omega, signori, galattico e poi c'è infinito. Magari, anzi, probabilmente lo faremo alla prossima season, perché purtroppo la season, se non sbaglio, come vedete, 23 ore e 19 minuti, dovrebbe finire praticamente stasera, cioè nel senso domani sera. In circa o mattina dovrebbe finire la season, ci dovrebbe essere quella di Blink, mi pare, di Nocturne, comunque carte alcune interessanti, ma oggi proviamo a salire un altro pochino, così prossima season non devo partire da oro, ma partirò da platino, spero. Sì, dovrei partire da platino, spero, tecnicamente se ne ho Omega 3 in meno, dovrebbe essere platino. Comunque, chi lo sa, magari sblocchiamo, magari andiamo più avanti. Comunque, il mazzo di oggi, come potete leggere, si chiama Evo Azmat. Signore e signori, perché Evo Azmat? Perché, come potete vedere, abbiamo ovviamente sia Evo, quindi l'alto evoluzionario, che sblocca all'inizio della partita l'abilità delle carte, senza abilità, quindi Wasp meno 1 di forza alla carta posizionata avversaria. Instinct che dà 1 più forza a una delle carte che ho in campo se ho finito il turno con un'energia non spesa. Shocker che riduce di 1 la carta più a sinistra del mazzo, ovviamente di energia. Ciclope che ogni turno, finendo con un'energia non spesa, fa meno 1 forza a due carte avversarie nel campo. Ciclope, che alla scoperta dà meno 1 forza a 3 carte avversarie. Abominio, per ogni carta con una riduzione di forza, lui si riduce di costo. E Hulk, con ogni energia non spesa del turno, che si trova in mano e in gioco, prende più 2 di forza. E Azmat, perché Azmat alla scoperta dà meno 1 forza a tutte le altre carte. E perché ho voluto fare questa combina interessante? Per curiosità, mi sembrava un mazzo interessante fare un mazzo dove si basasse tanto sul ridurre la forza avversaria. Quindi appunto Wasp, Sunspot che andando a non spendere energie qualche turno, ovviamente lui si buffa. Scorpion che toglie 1 forza a tutte le carte in mano avversarie, quindi ulteriormente forte per Abominio, che appunto ce l'abbiamo. Abbiamo anche Green Goblin perché comunque un meno 3 che va all'avversario. Ciclope, ovviamente. Luke Cage, per il semplice fatto che, essendo che Azmat toglie 1 a tutte le carte, quindi anche le nostre, Luke Cage ci va a proteggere, ovviamente. Wong, perché la strategia di fare Wong, che il suo effetto continuo fa praticamente attivare nuovamente, anzi, scusatemi, fa attivare 2 volte l'abilità alla scoperta della carta, quindi Azmat non fa un meno 1 ma fa un meno 2 con Luke Cage. Questa combo è veramente fortissima. Hobgoblin perché comunque
o meno 8, o come anche Green Goblin con meno 3, volendo diventano anche meno potenti, perché Ciclope, volendo, Wasp, Spider-Woman, perché dà meno 1 forza a tutte le carte avversarie che si trovano qui, e secondo me è anche molto buono in combo con Wong. E niente, questo pressoché è il mazzo. Abbastanza semplice, lo trovo veramente divertente io come mazzo. Mi piace un sacco giocarlo. Mi pare che l'avevo giocato anche qualche volta in conquista. Mi pare aveva fatto anche dei risultati abbastanza buoni. Non era malaccio. Però ripeto, è veramente divertente. Io ve lo consiglio di gran lunga di provare a giocarlo, perché è veramente appunto divertente. Poi dovrebbe uscire nel non a maggio ma a luglio. Luglio mi pare. Sì, dovrebbe uscire Ajax dovrebbe uscire, che anche lui è più o meno un effetto simile ad Abominio, se non sbaglio, però in fattore potenza, se non ricordo male. Comunque, giochiamo Scorpioncino bello. Ovviamente ci abbiamo la lotto location quando sto giocando io, che è ancora mercoledì, che è Titano. Infatti sto vedendo una miriade di Thanos. E proprio questo qua non è un Thanos, ok. Però Titano è buono perché appunto sconta. Io ci ho fatto Omega con un Thanos per l'appunto. E niente, lui è Nova, probabilmente un Destroy sicuramente. Raft mi sarebbe piaciuto prenderlo, ma niente. Gioco così magari Tikrugo, Nakia. Potrebbe essere, no, un Silver Surfer mi sa. Mi sa che è un Silver Surfer. Era Green Goblin, cacchio, ho sbagliato, Dalio. Titano, porca vacca, le carte di cosa sei sono 5, boia. Comunque, volendo possiamo già giocare Luke Cage, sì, Luke Cage, Abominio. Abbiamo Wong, volendo si può fare anche Wong. Magari nella speranza si pigli, ci si pigli, vai a fare in culo, stronzo. Sì, è un Silver Surfer con Brood, quindi sì. Però in realtà a noi va benissimo. Cioè, nel senso, va benissimo il giusto. Però, comunque, Spider-Woman c'è utile. Giocherei Wasp anche perché mi dà quel punticino in più. Gladiator. Gladiator 9, la qualunque lo uccide. E infatti. Peccato. Spider-Woman già un meno 4... a tutti, e Abominio si boosta, cioè a livello di costo ovviamente, di gran lunga, anzi, scusatemi, perché facciamo un bordello. Poi Abominio adesso ce l'abbiamo a 0, quindi turno 6, signori, che turno 6. Boh, abbiamo ovviamente vinto, non sto manco a dirvelo. Luke Cage, Abominio in mezzo, direi, nell'eventualità pare si pareggia. Sunspot non ha senso giocarlo, perché non andrei ad usare quello che devo fare. E infine direi Azmat. Anche se Abominio mi sa che è meglio giocarlo in mezzo, mi sa. Allora, Luke Cage sicuramente, anche se lui qua mi sa che non ci gioca, non è sua intenzione giocarci qua. Io per sicurezza lo farei. Farei Luke Cage. Non saprei se fare Abominio oppure, cioè in mezzo o a sinistra. In mezzo con Azmat appunto sopravvivo, a meno che non hanno Luke Cage, perché potrebbe avere anche Luke Cage, non si sa. Essendo un Silver Surfer, il turno mi sta per finire, quindi devo velocizzare di... Però mi sa, sì, mi sa che rimango così per una questione di... No, non mi piace, scherzo. No. Mi trovo più confident a fare così. Sunspot, ripeto, non ha senso veramente giocarlo. Abbiamo snappato? Sì, abbiamo snappato. Il cazzo che, avendo priorità, quelle tre carte... però ho fatto bene, meno male che ho fatto bene a giocare... Cioè, ho fatto bene a non giocare a 2.000 e mezzo. Direi di gran lunga che ho fatto benissimo a non giocare a 2.000 e mezzo. Avremmo vinto ugualmente, però, sai, siamo sicuri di esserci presi due location, e via, let's go. Bella, bella.
Ragazzi, avete visto praticamente tutta la combo. La combo di questo mazzo l'avete vista. Sì, Alto Evoluzionario qua c'è stato solo per Wasp e Abominio. Sì, no, in realtà avete visto tutto quello di questo mazzo. Il video dovrebbe finire anche qua. Ma non finirà qua perché continueremo a fare partite per ovviamente arrivare a Galattico. Galattico. Che suono importante. Galattico, ma anche Infinity. Infinito. C'è un suo. Bella questa. Questa variante deve essere figa di Venom. Bello. Comunque, Alto Evolutionario ci dà le solite cose. Comunque, Ciclope è peccato. Ciclope è un'ottima carta. La vedo, la trovo anzi molto forte. Ciclope in questo, cioè, come carta in generale dell'Alto Evo, ecco. Lui snappa il bro. Io avessi Hulk in mano mi farebbe piacere, ma non lo gioco questo mazzo. Lui è probabilmente, non è un Thanos, però è un Destroy. Allora, secondo me lui qua gioca sicuramente, quindi non ha neanche senso. Il cazzo mi. Machine World, che palle. Machine World è veramente una palla. Perché lui gioca sicuramente, cioè cacchio, non riesco a collugarlo con Grigoblin, quindi è inutile. Regno dei Morti a lui lo avvantaggia. Machine World. Sni in realtà, cioè nel senso, fa un po' quello che lascia il tempo che trova, però. Forse mi conviene fare Sunspot. Sunspot adesso. Infatti, meno male. Non mi sono clugato, cioè non l'ho clugato, però non mi sono messo un meno 3 in campo. Vabbè, X23. Se va però sul Regno di Marte, io se va di nuovo, io. Perfetto, sono. Diciamo contento, se non pesca Killmonger sono contento. Gli stiamo dando Sunspot, però. Non è chissà che roba. Io direi Luke Cage meno dispiace perché abbiamo Azmat, quindi già si possono fare cose. Se pesco Wong, non mi è che sia così tanto utile. Cioè sì, in realtà, però forse avvantaggio lui se lo metto su Machine World, lo avvantaggio. Ma tra l'altro allora spererei che abbia Killmonger. No, Lady Deathstrike. Fanculo, mi fai fuori Sunspot. Però anche noi abbiamo Lady Deathstrike. Che è una 5-7 comunque, buttala via. Buttiamola via. Buttiamola via. Oddio. Lady Deathstrike qua non è neanche malaccio. Mi fa fuori Raptor. Però avvantaggio lui. Turno 6. Dovrei fare Azmat. E provare a vincerla su un. Oddio. Provare Ciclope in mezzo. Ciclope in mezzo e basta. Wasp, Azmat non. Cioè. Non starei a giocarla adesso. Venom. Probabilmente c'ha sia. O c'ha Detect Null. O non lo so. Abominio inutile. Cioè. È inutile adesso. Non è che sia così inutile, però. Neanche utilissimo, ecco. Potrei fare Abomino. Lui 17. No, qua è sua. Niente, ragazzi, qua dobbiamo concedere. Qua dobbiamo concedere perché non vedevo mosse per vincere. Nel location sono pure andate in suo favore, essendo pure un destroy, quindi è andata pure di culo. Sì, non credo cambiasse qualcosa, avessi giocato Lady Deathstrike. In mezzo a Abominio, sì, non avrei fatto chissà che punti, anche perché c'aveva Venom a 17, quindi non è che potessi fare chissà che grandi robe. Bella, Luke Cage, Green Goblin, Abominio, attaccati le mani mi fa un sacco piacere. Se però pescassi il mio Early Games su Asgard almeno
Perché mi interessano quelle due carte, mi interessano un sacco. Anche Scorpion, bella, bella pescata. Scorpion, bel top deck, armor. Guarda, a me da un lato non mi cambia chissà che roba. Mondo di Mocio, 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 Mocio. E direi Lucia, 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 Luca. Luca Gabbia, Luca Gabbia anche lui, cazzo. E allora niente, la bella tra l'altro variante molto carina. E allora niente, tu mi dire che è inutile Azmat, è inutile Wasp. Sono abbastanza tutti inutili, provo bene. Guarda, tanto per ti direi Green Goblin, Sunspot. Vabbè, niente, inutile il clero, però vabbè, non importa. Ma che palle, giusto, Valentina. Effettivamente, una carta del pass che beh, non piace. Ok, allora Sunspot lì in mezzo fa oh, ok, signori, fermi tutti, fermi tutti, no, niente, fermi tutti. Hobgoblin è anche molto interessante. Hobgoblin è molto interessante. Essendo che piglia più 5 Hobgoblin, se lo metto qua, fa un po' cacare. Quindi secondo me non mi conviene. Non mi conviene. Io direi. Hobgoblin a me non dispiace neanche. Non per clugarlo, perché secondo me di qua adesso lui gioca, ma per dargli fastidio sul mondo di Mojo. Anche se volendo, posso fare Abominio. Perché se no faccio Abominio, Spider-Woman il turno dopo. Cioè Abominio in mezzo, Spider-Woman il turno dopo. Wasp si può anche giocare per avere quel punticino in più. Però forse quel punticino in più è meglio in mezzo. Sì, preferisco fare così. Lui gioca Red Guardian. Ok, è la prima volta che me la giocano. Mi adesso mi toglie l'abilità di Sunspot. Quindi non devo fruttare mana praticamente. Ok, qui cacchio. US Agent. Hobgoblin era anche interessante averlo giocato di là. Mannaggia. Ok. Ah, che palle. Non voglio concedere di nuovo. Non voglio concedere anche questa. Non c'ho voglia. Non mi va proprio. Però praticamente dobbiamo farlo. Perché qui non oddio. Forse non gioca, forse gioca, cioè capace che se la gioca qua sul mondo di Mojo. Però non è detto, non. Cacchio, il coso di Luke Cage mi ha fregato, Luke Cage mi ha veramente fregato. Non è che non posso, non faccio Wong 2 punti, però Wong Azmat a destra mi sembra alquanto sprecato, ciclope. Niente ragazzi, persa. Sono un po' un pirla perché Spider-Woman potevo giocarla in mezzo. Avrei fregato la sua White Widow. Destra, vabbè, destra ha vinto, però sti cacchi. A sinistra però avrei vinto perché non avrei, lui non ha giocato niente su Asgard. Cacchio, se giocavo Spider-Woman in mezzo, non ci ho pensato. Non ci ho minimamente pensato. La mia strategia era fare quello, però. Era di giocare Spider-Woman in mezzo, però ho detto, ma secondo me è sinistra. In mezzo non ci gioca perché pensa di averlo suo. Magari si giocava al differenziale, però vinceva lui in ogni caso. No, niente, proprio peccato, dovevo giocarla in mezzo. Ma the next match. Oh, Luke Cage Abominio collati in mano. Frate. Ok, mi piace. E che cazzo però. Ma mica, non c'ho solo Wasp come early game o c'ho solo Wasp? Non me lo ricordo, vabbè. C'ho pure Prio. Porco demonio.
Hotel Inferno mi piacerebbe fortergli una carta, però non ha senso. Lui gioca. Ma figlio di una buona donna. Vabbè, Sunspot. Male minore. Eccoci anche Sunspot, mannaggia Giuda. E va bene, pure Central Park. Ma che palle. Quindi, 3 partite, 2 già perse. Questa qua mi piacerebbe vincerla. Ma se c'è Central Park, cacchio. Vabbè. Cioè, Central Park è uno di quei campi che dico, vabbè, avvantaggia pressoché due archetipi, il Patriot e il Destroy. O anche il Peppa Pig, volendo, però, cioè, non è che, vabbè. Vabbon, Luke Cage. Vulture. Lui è un move, ovviamente, però un move, secondo me, è un move Phoenix. Ho questa impressione. Comunque la combo può venire e a me la cosa piace alquanto che la combo possa venire. Diri Wong, turno 5, direi. Abominio. Adesso la prima la prende sempre lui praticamente, quindi Azmat fa un fracco di danni. C'è un fracco di riduzioni. Abominio potrei giocare. Volendo si potrebbe giocare a destra. Sperando che il 25% non me lo dia a me, ma lo dia a lui. Però volendo si potrebbe fare. Oppure Scorpion. Wasp. Saprei. Shuri. Sì, decisamente un Phoenix move. Però va bene, a noi. Ok. Vi dirò che Spider-Woman a me interessa un pelino di più. La cosa mi piace alquanto di più. Devo essere sincero. Wasp la giocherei l'ultimo turno. Si è ritirato. Let's go! Let's go! Let's go! Si è ritirato. Per quale motivo si è ritirato? Non ha pescato chi voleva pescare? Non importa, noi ci faremo l'ultima partita. Purtroppo, 3 partite giocate, 2 perse, 2 vinte, ma di cui una vinta con la combo. Quindi in realtà, appunto, il video poteva già finire. Però, e una perché l'avversario evidentemente non ha trovato il Billy per caricarlo. Cioè, per raddoppiare il suo attacco. Gran Portale. Tra tutte, Helicarrier mi sembra un pochino inutile, però a noi piace ugualmente. Nidavellir, Nebula, Silk, va bene. Lui che mazzo è con Nebula, Silk? Central Park, nata vuota. Porco demonio. Va bene, a noi. Non so che cacchio dire. Vabbè, Ciclope. Green Goblin mi sembra alquanto inutile e rischio di gluggarmi. E lui si è gluggato. E a me, vi dirò, mi sta più che bene in realtà che lui si sia gluggato. Non è vero perché adesso Silk si sposta. Madonna che schifo Silk. Ragazzi, sono sincero, a me Silk mi fa proprio cagare come carta. Non mi piace per niente. E il bro si ritira, chissà perché. Sono fortissimo. Può essere che io sia fortissimo. Vabbè. Boh, raga, la partita che dovevo farvi. La combo ve l'ho fatta vedere. Non mi sembra. Cioè, la combo ve l'ho fatta vedere. Io direi che, diciamo, il video. Posso finirlo anche qua, perché tanto, appunto, la combo ve l'ho fatta vedere. 2 partite, la terza poteva andare meglio, la quarta e la quinta, i bro si sono ritirati, quindi a noi frega un cazzo. E niente ragazzi, comunque, questo, in Road to Infinity siamo arrivati appunto a Omega, prossimo Road to Infinity vorrei appunto riprovare a ripartire da Omega, quindi adesso che
appunto tornerò indietro di qualche lega, diciamo che, come dire, tornando appunto di 3 leghe indietro, dovrei essere appunto a platino e mi è più facile arrivare a Omega. Si punta ovviamente a infinito come sempre e noi ci vediamo al prossimo video. Pica pica a tutti.